Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi. Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Come in descrizione troverete molte delle informazioni di cui oggi parleremo. E di che cosa parliamo oggi? Beh, dopo aver visto questa intro, non c'è dubbio che oggi parleremo di Ghostbusters. Ma subito dopo la sigla! Per iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella. Se lo ritenete opportuno mettete un like al video e condividetelo. Inoltre, se vi iscrivete su Patreon potrete accedere a contenuti esclusivi e poter vedere i video in modo anticipato, più vedere un po' di tante cose che si sta trafficando in questo momento, insomma vedere un po' che cosa bolle in pentola, un po' di retroscena, un po' di backstage, un po' di tutto quello che capita, insomma, ecco. Quindi mi raccomando, venite a trovarmi. Che cosa vedremo oggi? Allora, cominciamo a raccontare un attimino una brevissima storia. Avrete visto dalla intro che c'è una realizzazione completa di tutto lo zaino protonico che viene utilizzato per catturare i fantasmi nel film Ghostbuster. Tutti voi lo conoscerete, tutti voi avrete visto, e appunto nella intro si vede tutto il progetto completo, che è composto da tutta una serie di dispositivi, lo zaino, la pistola e tutta una parte elettronica invece di illuminazione e di generazione di suoni, che magari sentite un po' meno, ma comunque diciamo c'è anche quella. Chi l'ha realizzato è un mio amico che si chiama Andrea, che un paio di mesi fa ha avuto l'idea di voler fare questa cosa per Carnevale, per fare come sempre una grande festa con suo figlio e poter andare in giro, diciamo, in maniera così particolare, facendo una cosa abbastanza seria, no? Come sempre lui vuol fare le cose sempre molto precise e serie. Nello caso specifico ha visto un progetto che è stato realizzato da una persona che ha fatto tutto un mega progetto, veramente un gran lavoro di stampe 3D per stampare tutti i componenti e i pezzi che servono per realizzare il tutto. Quindi parliamo di zaino e pistola, che sono i due elementi, diciamo, che compongono tutto il backpack. Inizialmente lui ha cominciato un po' a vedere, non aveva neanche la stampante 3D, non aveva proprio niente, però c'aveva questa voglia di fare questa cosa qua e voleva un po' capire che cosa si poteva fare. Insomma, alla fine l'abbiamo convinto, si è convinto, insomma, è partito e ha deciso: compro la stampante 3D e comincio un po' a farci qualcosa. Andrea, insieme a me e insieme all'Hammer, che avete sentito molte volte in questi miei ultimi video e lo sentirete ancora in tanti altri video, perché sta facendo veramente un gran lavoro di collaborazione, di sostegno al canale in maniera veramente importante,
e mi fa avere tante cosine da fare carine che sono interessanti, oltre agli strumenti per lavorare proprio, quindi veramente lo ringrazio ancora una volta anche qua in questo video. Chiacchieriamo, lui ha appena preso la stampante, non l'ha mai usata, un po' di consigli. Lamer è uno che stampa già da anni, che ha diverse stampanti, io insomma ho la mia piccola esperienza, insomma insieme insomma l'abbiamo aiutato ed è partito e ha cominciato a stampare, ha fatto qualche prova finché è partito alla produzione. La produzione di tutti i componenti per fare sia lo zaino che la pistola sono veramente tanti pezzi, è un lavorone molto impegnativo. Poi lui, a differenza di me, è decisamente molto più preciso e vuole le cose fatte molto meglio, per cui lui fa le stampe 3D, poi le ha carteggiate, le ha stuccate, le ha verniciate due volte col prime, insomma ha fatto un lavoro di realizzazione molto molto più imponente di quelli che faccio io normalmente, dove mi fermo alla stampa e l'aspetto estetico rimane quello esterno della stampa, che se è venuto bene bene, se non è venuto perfetto insomma c'è qualche cosina che si vede. Comunque è partito, ha fatto tutti i suoi lavori e durante questa lavorazione per la realizzazione di questo zaino era prevista anche una parte elettronica che il tizio che ha costruito lo zaino suggeriva di acquistare un determinato tipo di prodotti che erano in vendita in un certo sito, che servivano per appunto dare luce e suono a questi apparecchi. Del naso. Vabbè, io dal canto mio dicevo, cacchio, però, a parte il costo che era elevatissimo di questi circuitini per fare luci e suoni, parlo di veramente costi elevatissimi, 200-300 euro, una cifra spaventosa, in più erano, non dico lievitati, ma erano fatti in un modo che, insomma, mi piacevano poco. E io gli ho proposto, ma guarda, te lo faccio io, ci provo io e così poi magari ci faccio un video su quello che è la parte elettronica, no? Così magari chi fa queste cose qui, chi è appassionato o che vuole realizzare questa cosa qua, può avere una fonte per la realizzazione magari un po' più economica, un po' più personalizzabile, anche perché quelli li vendevano così come erano, mentre invece questo, che come già avrete capito vi farò vedere io, sarà realizzato utilizzando un Arduino di cui fornirò tutti i codici sorgenti e quindi potrete anche modificarlo un po' come vi pare. Quindi diamo un po' di supporto alla gente per fargli risparmiare qualche soldo e in più la possibilità anche di personalizzarselo a piacere volendo, no? Facendogli fare cose più particolareggiate, ognuno fa quello che gli pare, insomma, no? Noi abbiamo cercato di fare una cosa piuttosto fedele rispetto alla realtà, sebbene la fedeltà assoluta è difficile perché ogni volta che si vedono dei film, il primo film, il secondo film e altri film, gli effetti luminosi sono sempre diversi, hanno sempre qualche differenza, piuttosto che addirittura ci sono tra scene e scene differenze tra l'utilizzo delle luci eccetera, quindi non si è ben chiari, non è ben chiaro, certe cose non sono ben chiare, però grosso modo diciamo, si sa quasi tutto. Il grosso progetto di Andrea è partito e a questo punto sono partito anch'io e ho detto va bene, comincio a realizzare. Ho cominciato a realizzare un prototipo su mille fori, ho realizzato tutta una serie di vari prototipi in varie tipologie di forma, fino ad arrivare a quello che poi è diventato il prodotto consolidato finale, passando attraverso due o tre diverse soluzioni. Come vedremo, o comunque velocemente, poi vi dirò, insomma, per esempio sull'illuminazione del ciclotrone ho utilizzato degli anelli neopixel, mentre invece all'inizio era fatto con 4 LED, solo che essendo che quell'affare si utilizza in esterna, la luminosità dei 4 LED è troppo poca, allora ci vuole qualcosa di un po' più luminoso per far vedere anche alla luce del giorno che insomma facesse il suo effetto. Insomma, ha subito innumerevoli cambiamenti fino ad arrivare a un prodotto consolidato finale, addirittura con la realizzazione del circuito stampato. Circuito stampato realizzato appositamente per fare tutto il necessario per dare luci e suoni sia allo zaino che alla pistola, utilizzando un solo Arduino, pilotato quindi e governato tutto da un unico Arduino, mentre invece le soluzioni tipicamente commerciali che ci sono in giro sono sempre fatte con due microprocessori, uno all'interno della pistola e uno all'interno del backpack. Lo so se sia meglio o peggio una soluzione, però sicuramente questa è la soluzione diciamo più economica e più versatile, perché con un'unica programmazione fai un po' tutto e quindi bene o male decidi la sorte sia della pistola che del backpack. A questo punto
anch'io nel mio piccolo, sì, ho portato avanti la parte elettronica, sicuramente non era mio interesse complessivo realizzare tutto lo zaino e la pistola, perché non era proprio il mio interesse principale, ma era la parte elettronica che mi sarebbe piaciuto realizzarla, sia per fare un favore ad Andrea, che mi piaceva dargli una mano per fare questa cosa al meglio, e poi anche per farci appunto un video, sperando anche che possa essere di utilità anche a qualcun altro. Quindi in realtà io ho realizzato tutto, e ho realizzato anche un prototipo di pistola, o meglio, ho stampato tutti i pezzi che vedete qua, incluso il corpo della pistola, e poi ho realizzato un altro pezzo invece, che questo va sul backpack, per ospitare la barra LED, che almeno sta appoggiata da qualche parte per fare un po' di scena. Comunque vabbè. E durante la realizzazione e le stampe di questi oggetti, io ho scoperto un sacco di magagne, di anomalie, di problematiche che pian piano ho risolto, tipo questo che si incastra qua dentro, non c'era verso di incastrarlo, si rompeva e quindi ho dovuto allargare il foro, ma il grosso non è stato quello, il grosso è stata la ricostruzione di tutta la parte laterale qua, dove era stata fatta in un modo che non mi piaceva. Era fatta con questa fascia esterna che appoggiava qua fuori, creando un dislivello bruttissimo, mentre invece l'ho fatta che adesso si incastra all'interno della pistola e quindi non si vede più. Quindi ho cambiato un po' alcuni dettagli, ho rinforzato qua dentro con dei distanziatori, ho fatto le forature con la filettatura e le viti svasate, mentre là era da incollare, tutto da incollare, quello prevede di incollare tutto, questo era da incollare, invece ho fatto dei fori per il fissaggio con le viti in modo che sia più stabile, ho forato in modo corretto tutte le varie cose perché erano più stretti, più larghi, eccetera. Insomma, è stato messo mano parecchio a questo, è stato un lavoro anche di tante ore di sistemazione di questo, che ha richiesto veramente un lavoro. Qua c'è la scatola dei cadaveri, che adesso vi faccio vedere. La scatola dei cadaveri che prende ben 3 corpi. Giusto per dirvi, questi sono 16 ore di stampa cada uno. E vedete, la stampa, come l'aveva pensata inizialmente, era fatta così. Qua era tutto vuoto e questo si fissava così. Vedete quanto è brutto avere la pistola così e questa parte qua stampata differente, tutta dislivellata, tutta... E poi non aveva neanche i buchi per le viti, era da incollare. Io adesso, almeno qua ci avevo fatto i buchi per le viti. Poi ho dovuto adattare la feritoia per la barra LED, mentre qua era prevista per niente. C'era forse dei LED singoli, non ricordo com'era in origine. Comunque, la prima soluzione adottata non mi è piaciuta. Poi ho cominciato a fare diverse... Queste qua sono state tutte e due stampe iniziali. Questa è stata la prima in versione, diciamo, definitiva, ma c'erano degli altri problemi. Il foro qua era troppo piccolo per farci passare il cavo, eccetera. E poi, vabbè, nella scatola tanti pezzi stampati, ristampati, verificati. Tante ore, ma tanti. Vi assicuro che sono giornate di stampa impegnate per realizzare poi quello che effettivamente è diventato l'oggetto finale. E questo non è tanto servito a me, perché non lo utilizzerò più di tanto, ma è servito ad Andrea per ottenere un risultato migliore sulla sua pistola. Altresì sono stati modificati tanti altri pezzi anche per il backpack. Insomma, abbiamo lavorato per 2 mesi, ogni sera ci scambiavamo tutte le informazioni, ma questo è venuto brutto, questo è alto, questo è basso, questo me lo va unito. Insomma, abbiamo fatto veramente un sacco di lavoro, è stato un lavoro in team abbastanza, anche se il grosso l'ha fatto lui ovviamente, dove insomma alla fine lui ha ottenuto il suo risultato ed è venuto veramente un gran bel lavoro. Oggi cosa vedremo qua allora? Sì, vedremo sicuramente la parte elettronica. Prima però devo realizzare, vedete qua, tutti i pezzi stampati. Come avete visto anche prima, qua c'è il corpo della pistola. Per dare un minimo di forma e non avere tutti i fili in giro così un po' brutti, ho deciso comunque di realizzare quantomeno il pezzo più, tra virgolette, semplice, che è la pistola, che non è proprio semplice, ma insomma è il meno complicato. Lo zaino è veramente quello, ci vogliono 2 mesi per farlo e non lo utilizzerei. Quello va veramente fatto bene, va fatto come l'ha fatto lui con la carta vetrata, tutta la roba, insomma va realizzato come si deve. E io invece realizzerò la pistola senza fare carteggiatura, per cui
l'aspetto esteriore finale sarà quello esattamente della stampa, per cui un po' grezzo, ma per me va bene, più che altro lo uso come supporto. Io peraltro poi ho stampato con colori già corretti, mentre lui ha stampato tutto nero e poi ha verniciato le parti che doveva verniciare con i colori opportuni. Io invece ho stampato già giusto, questo l'ho già stampato argentato, piuttosto che il supporto qua già argentato, l'ho fatto. Ho già fatto un po' di roba a modo mio. Per cui per prima cosa io passerei alla realizzazione, ma in time lapse, giusto lo vedremo in qualche minuto, la realizzazione di tutta la parte meccanica, per poi passare alla realizzazione elettronica, dove vedremo come si assembla questo aggeggio. Lo vedremo un attimo come è realizzato e poi lo assembliamo e poi cominceremo a metterlo dentro e vedere un po' come funzionerà alla fine. Quindi io passerei adesso alla realizzazione e alla sistemazione di tutti questi pezzi che vedete qua in giro e costruire quella che è la pistola. Quindi ci vediamo alla fine della realizzazione. Quindi come prima cosa adesso sposto tutta la parte elettronica che andremo a vedere poi dopo, giusto per avere lo spazio operativo per la realizzazione. Adesso li avevo piazzati qua tutti per fare una vista di insieme di quello che era tutto quello che ci serve per la realizzazione, però di fatto adesso andremo a vedere la parte meccanica, quindi rimuovo questi e qui adesso abbiamo già tutta la parte meccanica. Sposto anche questi cavi, li metto qua e quindi cominciamo a incollare i pezzi come da schemi. Qua abbiamo uno schema che ci fa vedere come sono assemblati tutti i vari pezzettini, poi ci sono anche delle foto per avere meglio idea, ve lo tengo qua come riferimento. Questi sono pezzi che vanno montati per ultimi, per cui al momento li sposto e li tengo qua. Prima però dell'assemblaggio meccanico, vediamo un secondo la parte elettronica, perché alcuni pezzi elettronici vanno assemblati insieme alla costruzione della pistola, non si possono mettere tutti dopo. Si può, però diventa un po' complicato, quindi qualcuno lo vediamo già subito. Per fare questo vediamo subito, anche se sarebbe stato da vedere dopo, ma lo vediamo all'istante qua, lo schema pratico di assemblaggio della pistola e dello zaino, perché questo, ricordiamoci, è un progetto elettronico che serve per gestire tutte e due gli oggetti, sia la pistola che lo zaino. Quindi abbiamo di fatto un circuito elettronico principale con l'Arduino e modulo player audio, che pilotano i vari LED del ciclotrone più un altoparlante per l'audio, ma c'è anche l'uscita per degli altoparlanti esterni. Pilota la barra dei LED blu per il backpack, l'interruttore di accensione principale e l'alimentazione attraverso o un USB o un 5V. Poi attraverso una connessione, che è quella che connette lo zaino alla pistola, attraverso un cavo, c'è un connettore da 10 poli rotondo con un cavo da 10 poli, sempre con i connettori rotondi che poi vedremo, ha un altro connettore equivalente che si attacca su un circuitino satellite molto semplice che va a finire nella pistola, nel quale si diramano tutti i vari connettori dove ci sono tutti i vari periferici che sono collegati alla pistola, che sono vari interruttori, vari LED, la barra che mostra il power della pistola. E questo invece tutto quello che è sulla parte del fire principale, per quando si spara, che fa l'illuminazione, insomma tutta la parte che sta sulla punta della pistola. Ecco, questo è, diciamo, lo schema blocchi elettrico di tutto quello che andremo a vedere. Quindi ci sono tutti questi circuiti che andranno assemblati e poi c'è tutto questo cablaggio da fare attraverso tutti dei microconnettori. Poi tutti questi componenti, tutta questa roba qua, vi metterò i link in descrizione, quindi sarete in grado di recuperarli esattamente così, se volete farlo così, se no può anche non essere utile o può non servire. Potrete saldare direttamente i fili, potrete fare quello che volete, insomma, un po' come vi pare. Con il connettore è più facile, perché poi potrete anche sconnettere e connettere varie cose per questioni anche magari di riparazione, per comodità, insomma, io ritengo sia più utile. Quindi, siccome durante l'assemblaggio della pistola alcuni di questi pezzi poi sono difficilmente, è difficile far passare i cavi all'interno di tutto un percorso, li andremo a vedere subito, tipo il LED della Fire, il pulsante del Fire e i LED che emettono la luce nella parte trasparente frontale della pistola. E questi pezzi qua, che io ho già preparato, sono qua dentro. Questo è il famoso cavo di connessione tra lo zaino e la pistola. Per esempio questo è il LED, quello che fa l'effetto di scintille davanti alla pistola. Sono tre LED bianchi da 10 mm in parallelo, collegati a un
uno di questi cavettini con i morsettini a due poli, e questo è il generatore di flash. Poi abbiamo un pulsante, semplice pulsante normalmente aperto, sempre collegato con un cavettino a due poli, e poi abbiamo un LED rosso, e anche lui con i cavi molto lunghi. Andiamo a cercare qual è questo qua, e questo è il LED rosso con il suo cavo molto lungo. Questi sono i primi tre elementi che mi servono per consentire il corretto assemblaggio di tutto questo armamentario qua, seguendo le istruzioni. Mi serve subito perché deve fare un passaggio all'interno di tutta una specie di spazi che poi non sono più disponibili. Per primo, per esempio, vado a montare il pulsante e il LED all'interno di questo piccolo aggeggino che poi va a incollarsi qua, e dopodiché non sarà più accessibile e si farà fatica a poter fare tutto il lavoro di posizionamento dei cavi, eccetera. Quindi andiamo a mettere il cavettino dentro al foro qua, lo stesso cavettino qui, e poi andiamo a mettere il LED nella sua posizione. Prima mettiamo il pulsante. Il pulsante, il LED, che è un LED da 8 mm che si incastra qua dentro, ma che poi bisogna incollarlo, ma a dire la verità si incastra talmente bene dentro questo foro che ho preparato che non serve quasi neanche incollarlo. Poi, se volete essere sicuri che nessuno ve lo schiacci dentro, lo si incolla. Io un goccio di colla ce lo vado a mettere, perché non si sa mai. Ed ecco che almeno questi due pezzi li abbiamo messi. Perché vanno messi? Perché adesso si infilano dentro questo buco, passano dentro questo tubo qua, poi questo va incollato qua, ma questo magari si può incollare anche dopo. Lo stesso quest'altro qui. Questo è un illuminatore che deve illuminare questo pezzo trasparente, va a finire qua dentro, poi questo lo fissiamo qua dentro in qualche modo, però per il momento mi è sufficiente che i suoi cavi arrivino qua, perché adesso si passa alla parte di fissaggio del primo pezzo veramente, che questi connettori devono passare in questo buchino, e sarebbe molto difficile poterli far passare dopo, quando ho incollato il pezzo qua. Ecco qua, allora, i tre cavi sono passati. E ora io posso cominciare a pensare di incollare questo qua dentro. Questo va da schema qua, va posizionato così, e ora lo incollo. E ora incolleremo anche questo, perché tanto prima o poi va incollato, e lo incolliamo adesso. Anche questo pezzo va posizionato prima di poter fissare il tutto. Questo connettore tondo che ho già precablato qua dietro, come da schema elettrico. Tra l'altro non vi ho fatto vedere lo schema elettrico di tutto, e c'è anche lui ovviamente. Ecco qua, c'è lo schema elettrico, come sempre faccio, perché faccio anche sempre lo schema elettrico, non solo quello pratico, nel quale è descritto tutto, e qua sono descritti vari colori nei quali vanno inseriti tutti i connettori per fare in modo che sia tutto più facilmente realizzabile. Nel mentre che attendiamo che finisca di incollarsi un po' tutta la parte meccanica, passiamo alla parte elettronica, che è quella che più ci interessa. Allora, come vi dicevo, sono due sezioni separate
e tenute separate da un cavo di collegamento, che è questo qua che ho già preparato, realizzato con questi connettori che sembrano dei DIN circolari da 10 poli. Quindi qua abbiamo tutta la parte gun side, cioè della pistola. Backpack side è quella che sta nello zaino ed è composta fondamentalmente da, come avevo visto, 4 circuiti stampati che sono qua e sono, come vedete, sezionati qua all'interno di tutta quest'area. Per cui se noi spezziamo, qui abbiamo la parte della barra LED del backpack, questa invece è la parte dove c'è l'Arduino e tutta la parte audio, la parte della barra LED della pistola e infine qua abbiamo la parte del circuitino di distribuzione dei vari segnali attraverso dei connettori che sta all'interno della pistola. E quindi in un unico circuito abbiamo i nostri 4 circuitini e passerei al montaggio di questi circuitini, che sono tra l'altro molto molto semplice. Allora, montiamo per primo questo qua, che forse è il più semplice di tutti. Allora, qua sulla serigrafia ci sono scritti già i valori delle resistenze: 680, 680, 680, 680, 680, tutte da 680 ohm, quindi non avrete difficoltà. Sono 5 resistenze e andiamole a mettere qua. Poi mettiamo tutti i connettori a 2 poli. Poi passiamo al montaggio delle barre LED, per esempio. Allora, la barra LED va montata sia su un lato componente che sul lato saldature, quindi bisogna montare prima i componenti che poi diventano più difficilmente accessibili. Quindi partiamo con la barra LED, per l'appunto. O usiamo uno zoccolo da 10 pin, oppure usiamo queste barre a tulipano che andremo a tagliare con i pin del display, con la quantità di pin giusta, che sono 10. Le colleghiamo già al display per mantenerle in dima e va ovviamente saldato qua dove c'è la serigrafia della barra e poi andiamo a saldarla. Poi bisogna saldare i connettori per fissare il driver per i LED, che utilizza degli strip maschi e femmina. Potete decidere di mettere i maschi da una parte e le femmine dall'altra, fate un po' come vi pare. Io in questo caso ho messo le femmine sui driver e i maschi li monterò sul circuito e va saldato qua. Poi abbiamo il condensatore elettrolitico da 10 microfarad che va messo qua. Qui c'è il più disegnato, quindi qui ci va il più e lì dove c'è la barretta nera il meno. E poi c'è il condensatore da 100 nanofarad che va qua. Qui è stato messo uno molto più piccolo. Connettore a 4 poli. Perfetto. Ora possiamo che già inserire questo. Allora, qui c'è scritto GND, come vedete c'è una scritta GND e anche qua c'è scritto GND e quindi non potete sbagliare la direzione. Quello del display della pistola, quindi quello con un solo display arancione, va ponticellato il jumper a 0. Mettiamo il display giallo che va inserito con questa scritta che è la sigla direzionata in questo modo. Il modulino della visualizzatore della barra della pistola è a posto e lo mettiamo qua. Ora possiamo passare alla realizzazione della barra, invece quella un po' più lunghina, che è quella dello zaino, che è una barra con più LED perché è un po' più grande. Anche qua io uso queste barrettine. Allora, per poterle montare dritte correttamente sfruttiamo sempre le barrettine come dima
ne monterò solo due in questo caso, e cominciamo a saldare prima loro, come anche quell'altra barra. Anche in questo caso per prime saldiamo le barrettine dei LED, che poi dopo diventano difficili da saldare. Anche qua, come nell'altra barra, va messo il driver per i LED. Connettore a 4 poli, elettrolitico da 10 microfarad col più, qua dove è indicato il più. Più, ricordiamoci sempre che è il pin più lungo del componente. Se non dovesse avere i pin con misure diverse, controllate sul bordo del condensatore, troverete scritta la polarità. È importante che questo venga montato correttamente, perché sennò sciopa. Il condensatore da 100 nano. Possiamo montare questo qua sempre dove è indicato GND. Anche qua è indicato GND, non potete sbagliare. E ora montiamo le tre barre con la scritta qua sul lato e anche la barra per lo zaino con le barre blu. Le abbiamo montate e ora possiamo passare alla realizzazione della scheda principale, quella dove c'è l'Arduino e il generatore sonoro. Allora cominciamo a montare questo, che è il connettore per l'uscita audio, per collegare uno speaker esterno. La resistenza da 680 ohm, anche qua stessa resistenza uguale alle altre, quindi tutta la scheda, tutte le varie schede hanno solo un tipo di resistenza, 680 ohm, quindi non possiamo sbagliare i valori delle resistenze. Poi strip femmine e maschi, come sempre, per collegare i vari dispositivi. Tagliamo queste qua, questo va messo qua. Poi mettiamo questo per l'Arduino. Anche qua un po' di connettori, qua c'è il 4 poli. Allora qua c'era previsto un morsetto a vite per lo speaker, ma invece lo andremo a mettere normale, uno di questi qua gesti a due pin, perché io ho previsto quello al momento sul mio, sulla mia versione, però ognuno poi qua può mettere un po' quello che vuole. Se mette il borsetto a vite, poi può mettere due fili qualsiasi dentro, invece nel mio caso ho preferito il connettore. Qua ci sono tutti i connettori a tre poli invece per i NeoPixel. Borsetti a vite. E qua ci sono due borsetti per l'ingresso di alimentazione e per lo switch di accensione. Poi inseriamo l'Arduino qua, questo zoccolo qua. Inseriamo il nostro lettore MP3 qui ed ecco che abbiamo realizzato tutti gli elementi per l'elettronica di tutta la nostra attrezzatura. Questo è il lato pistola e questo è il lato zaino, collegati fra di loro attraverso questi due morsetti da 10 poli. Allora, la pistola si sta ancora incollando, per cui la vediamo successivamente. Cominciamo a vedere secondo il piano di montaggio qua pratico come si fa ad assemblare tutta la parte dello zaino. Per esempio, lo zaino noi in questo momento non lo abbiamo e non lo realizzo nemmeno proprio, e quindi lo faremo volante, metteremo tutti gli elementi in vista, ma di fatto non avremo lo zaino sotto mano. Allora, innanzitutto bisogna collegare il connettore che poi esce sul lato dello zaino, che si attacca al cavo che va nella pistola, e questo connettore va cablato e va inserito all'interno di questi morsetti. Però prima di cominciare a montare questi, sistemiamo l'Arduino. Allora, questo l'ho usato come dima. Allora, per mettere l'Arduino correttamente va messo in questo modo.
e anche lui lo saldiamo correttamente. E ora possiamo inserire questi cavi all'interno di questi morsetti. Per quello dobbiamo utilizzare un cacciavite un po' piccolino, perché questi morsettini sono veramente piccoli. E si parte con il rosso, poi c'è il giallo, il viola, il bianco, il verde, il rosa, blu, grigio, marrone e il nero. Ok, e il connettore per la connessione alla pistola è collegato. Ora dobbiamo collegare tutti i vari altri oggetti. Per esempio, attraverso un connettore quattro poli di questo genere, che si trovano già fatti, io ne ho presi due e li ho aggiuntati assieme, colleghiamo la barra blu al circuito. Molto semplice. E poi dobbiamo collegare i quattro anelli NeoPixel. Allora, gli anelli NeoPixel sono di fatto questi qua. Eccoli qui. Anelli che trovate già fatti, bisogna collegargli sopra tre fili. C'è il più, il meno e il data in. Adesso qua ci ho messo la colla a caldo per evitare che si danneggino. Ognuno di queste barre qua ha quattro pin. Data in, data out, GND e più 5. Noi dobbiamo collegare il giallo sul data in, quello che si chiama DI. Il più sul rosso e il GND sul nero. Rimane libero il DO. Nelle stampe che ho preparato per Andrea gli ho realizzato questo supporto, perché tutto questo con i NeoPixel non era previsto nel progetto originale. Loro avevano previsto 4 LED. Ho previsto questo supporto trasparente con 4 distanziatori per aumentare la diffusione, che si incastrano proprio all'interno dei NeoPixel così. Quindi questa barra rimane e illumina tutta questa superficie qua dei colori dei vari LED che ci sono qua. Per migliorare la diffusione ho preparato anche dei coperchietti che ho stampato color argento, sono quasi trasparenti, si può stampare del colore che volete. Si infila qua dentro, così tutta la luce che viene generata viene esattamente riportata qua su questa parte qua frontale, che è quella che si illuminerà. Di questi ne abbiamo preparati 4, che sono i 4 LED del ciclotrone, e qui li inseriamo nei relativi 4 connettori. I primi 4 sono i 4 del ciclotrone, che si accendono fondamentalmente rossi. Il fatto che siano NeoPixel è solo per avere la possibilità di accenderli con i colori che si vogliono, però in realtà noi li utilizzeremo rossi. Esiste una modalità, diciamo, di gioco, chiamiamola così, che possono essere anche accesi in molti colori. E poi esiste un altro che si chiama, mi sembra Z, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque io l'ho chiamato blu. E si accende blu, è fatto in un modo diverso, è un po' più lungo, la tecnica è la stessa, 4 pirolini per il supporto, però è tutto completamente chiuso, non ha bisogno di un coperchio, perché poi questo va ad andare infilato dentro un altro ulteriore cilindro con dei fori laterali, insomma. E questo però ho avuto un'idea che sembrava interessante, ma di fatto poi non è stato sufficiente, però intanto. Cioè di mettere la barra e poi di metterci anche qua un altoparlante. Vedete che qua c'è un altoparlante che è incollato, piccolino, molto sottile. Questi sono il collettorino dell'altoparlante, perché questo affare qua fa da cassa risonante. E vedete, qua c'è l'altoparlantino dentro, sembra un pezzo fatto apposta. E si sente bene, cioè fa da cassa risonante. Nel suo piccolo questo altoparlantino non è che si sentisse molto, ma grazie a questa cassa risonante si sente molto meglio. Questo si mette qua e questo piccolo connettore a due poli si mette qua dove c'era previsto lo speaker, con i connettori a vite, ma io invece ho scelto appunto di mettere questo qua perché così si adattava perfettamente ai cavettini che avevo già. Ed ecco che qua abbiamo interconnesso tutta la parte dello zaino. Ecco, lo zaino avrebbe poi questa barra che si infila dentro questo pezzo di plastica. Questo è un pezzo dello zaino che ho stampato solo per metterci dentro la barra per fare un po' di effetto. Poi in realtà volendo ci si può anche mettere dentro questa, ma è troppo complicato. Adesso ci mettiamo la barra dentro, bisogna incastrarla dentro, c'è un incastro molto molto preciso in modo da far sì che non ci sia bisogno poi di fare ulteriori fissaggi. Ho fatto proprio calibrato, eccolo qua.
questo è così e la barra rimane qua. Perfetto. E questa è la parte, diciamo, di zaino che abbiamo già realizzato. E la portiamo, adesso la spostiamo qua, perché poi è anche tutto quello che è il cervello, insomma, un po' di tutto l'oggetto, perché c'è il processore, c'è il segnale audio, è tutto qua, il generatore degli effetti. Mentre invece sulla pistola, come vedete, c'è semplicemente un diciamo, distributore di segnali che arriva da questo connettore. Appunto, come vi dicevo prima, questo si collegherà, questo cavo che collega la pistola, allora PEC si collega qua, sono tutti connettori e cavi cablati uno a uno, per cui qua il pin 1 va sul pin 1 di questo, è semplicemente una prolunga, ecco. E questo poi lo collegheremo alla pistola e potremo sentire. Sulla pistola ho riportato anche due fili per l'altoparlante, per poter mettere un altoparlantino eventualmente dentro anche la pistola, per sentire rumori anche da dentro la pistola, volendo. È opzionale, io adesso qua per esempio non ho neanche montato il connettore, per cui non ci sentirà il suono. Anche lui ha il cavo a 4 poli per la connessione della barra al circuitino qua. Poi la collegheremo e poi qua si collegano tutti i vari LED e interruttori che partiranno dalla pistola, che però dobbiamo andare a fissare appena la pistola si sarà asciugata, l'incollaggio della pistola sarà asciutto. Potremo fissare tutto il resto delle parti qua meccaniche e poi fare il cablaggio anche qua di questa schedina dentro la pistola, e quindi a questo punto andare a provare a vedere un po' che cosa fa, che effetti fa e come funziona. Per cui aspettiamo che si asciughi la pistola e ci rivediamo appena è pronta. Bene, io direi che ci stiamo dilungando troppo, io pensavo di farcela in un unico episodio, invece come al solito dovrò splittarla in due, perché c'è ancora parecchie robe da vedere. Abbiamo sì visto il grosso di quello che è la parte della realizzazione elettronica, ma dobbiamo ancora vedere tutta la parte di cablaggio di questa elettronica all'interno della pistola, e poi c'è la parte conclusiva della parte meccanica della pistola, che ancora ha delle parti da essere incollate, completate, eccetera. Quindi, essendoci poi ancora tutta la parte del computer da vedere, e quindi i file di programmazione, i sorgenti e tutti i vari file per la stampa 3D dei vari oggetti e un po' di spiegazioni, direi che questo episodio io lo chiuderei qua, per non farlo diventare da 3 ore poi. E di conseguenza il resto lo vedremo nel prossimo episodio, dove vedremo la conclusione di tutto e vedremo finalmente funzionare l'oggetto. Bene, io direi quindi che per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Who can you call?